Nel giorno in cui, a quanto scrive Il Tempo, l'assessore Improta risulterebbe indagato in relazione alla vicenda Metro C ed in particolare all'accordo del 9 settembre 2013 fatto dalla Giunta Marino e con cui sono stati riconosciuti ulteriori 90 milioni di euro al General Contractor, quindi il valore dell'opera continua a lievitare, siamo ben oltre i 3 miliardi rispetto all'ipotesi iniziale di 2,2 miliardi, accordo che il Movimento 5 Stelle ha fortemente contestato e su cui ha fatto un esposto il 28 ottobre 2014, quindi è una questione sollevata dal Movimento 5 Stelle. In questo giorno passa invece un nostro emendamento molto importante sul bilancio, è un emendamento che fa seguito a nostri accessi agli atti e interrogazioni con cui abbiamo richiesto l'esibizione da parte del commissario, della gestione commissariale, di volerci fornire i contratti derivati lasciati dal sindaco Veltroni, che ha lasciato un'eredità di 12,3 miliardi di debito nel 2008 e diversi contratti derivati. Noi abbiamo chiesto questi contratti derivati, il commissario ce l'ha sempre negati. Quindi noi oggi su questa delibera, che è la delibera con cui viene votata l'addizionale IRPEF, lo 0,9, la più alta Italia che pagano i cittadini romani, ed una parte di questa, lo 0,4, va appunto a pagare i debiti in gestione commissariale, parliamo di 200 milioni, noi abbiamo detto li paghiamo con questo emendamento, ma si apre immediatamente un tavolo con il commissario straordinario per il debito di Roma, con cui il commissario venga a riferire come vengono gestiti ogni anno questi 200 milioni di soldi romani e in pagamento di che cosa vanno. Io ti pago 200 milioni d'addizionale IRPEF, lo 0,9, la più alta d'Italia, tu mi devi dire cosa ci fai con questi soldi. Quindi finalmente riusciremo a fare trasparenza anche su questa gestione commissariale che i cittadini romani, a causa dei disastri lasciati da Veltroni, pagheranno fino al 2050 circa.